Aveva vinto il Milan battendo l'Inter 4-1 nel derby, portandosi a soli 3 punti dalle Juventus Women capoliste. Aveva segnato 4 gol Valentina Giacinti, agganciando in testa alla classifica delle marcatrici della Serie A femminile Cristiana Girelli, fino alle ore 14:30, fino al 9-1 delle Juventus Women contro il Pink Bari. Fino al poker, fino ai 4 gol di Cristiana Girelli. Sorelle e fratelli, ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, benvenuti in questo mio nuovo video dedicato, ovviamente, come avrete ben capito, al calcio femminile, alle nostre Juventus Women e credo mai come oggi doverosa la maglia di Cristiana Girelli affissa alle mie spalle perché è davvero un'altra giornata storica, un'altra domenica storica, incredibile per quella che in questo momento è indubbiamente la calciatrice italiana più forte, per quella per cui non solo abbiamo finito gli aggettivi, ma continuamente bisogna aggiornare le statistiche, perché come dissi una settimana fa, se la Juve maschile ha Cristiano Ronaldo, il destino è nel nome, perché la Juventus femminile ha Cristiana Girelli, 17 partite, 20 gol nella stagione corrente, 70 partite, 55 reti con la maglia della Juventus ed oggi autrice del poker perfetto, 2 gol di testa, il suo marchio di fabbrica, un gol in rovesciata che è davvero, possiamo dire, l'estensione più alta e più grande di quello che è il fuoriclasse calcistico e poi un gol di potenza di destro da bomber vero, defilata tutta sulla destra, palla messa sotto la traversa. È stata la domenica di Cristiana Girelli con le 4 reti, è stata indubbiamente poi di riflesso chiaramente la domenica delle Juventus Women che regolando il Pink Bari 9-1, una goleada incredibile, chiaramente espressione del divario tecnico e di forza che c'era in campo. D'altro canto era la prima contro l'ultima, il più classico dei testa coda della classifica della Serie A femminile, 17ª giornata, 17 vittorie consecutive. Le Women eguagliano loro stesse perché alla loro prima stagione 4 anni fa vinsero 17 partite consecutive nella Serie A femminile, fermandosi poi alla 18ª. Chiaramente speriamo che non sia così, speriamo che tra 2 settimane scrivano l'ennesimo record all'Ale e Ricky Pitch di Vinovo con kick-off alle ore 14:30. Si è giocata, come detto, Juventus Women contro il Pink Bari. Bisognava rispondere al Milan che si era portato a soli 3 punti, vincendo contro l'Inter nel derby. Cristiana doveva rispondere a Valentina Giacinti che aveva fatto 4 gol. 4 gol ha realizzato Cristiana Girelli, chiaramente MVP. E senza alcun dubbio di questa partita. Le Women scese in campo con Bacic in porta, un turno di riposo per Laura Giuliani, difesa con Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin. Al minuto 59 Gama e Giordano hanno rilevato Sembrant e Boattin. Sulla mediana Zamanian, Galli, Rosucci. Al primo minuto del secondo tempo la Ippolito ha rilevato Martina Rosucci, che comunque ha giocato un'altra grandissima partita, un solo tempo, ma davvero di alto, altissimo livello per Martina Rosucci. Al minuto 66 la Caruso ha rilevato Yaya Galli e poi il terzetto offensivo Staskova aveva segnato una doppietta contro la Fiorentina, altra grande partita oggi condita, impreziosita dal gol. Girelli, come detto, l'MVP, e Lina Urtig, una che in questo 2021 ha saputo soltanto fare bene. Gol, 7º gol in campionato. Lina Urtig, campione del secondo tempo, è stata rilevata da Maria Alves. È stata una partita piena di occasioni da gol, chiaramente per le Juventus.
Juventus Women, piena di gol. E allora sulla chiaramente cronaca della partita cercherò di essere velocissimo. Basti dire che le Women sono andate vicinissime al gol al terzo minuto con Cristiana, subito a botta sicura, al quinto con ancora Cristiana Girelli servita da Lena Hurtig, l'hanno sbloccata al decimo, mettendo subito in chiaro come doveva andare la domenica. Decimo minuto, Hurtig la sblocca, 1-2 con la Zamanian che lancia Lina, che davanti alla Di Fronzo non sbaglia. Ventunesimo, arriva il raddoppio e lo segna Linda Sembrant, il centrale chiaramente con la Salvai, che è una che non disdegna le sortite offensive. C'è stato il cross da Susucci, l'asta scova, viene murata, Linda fa il tap-in vincente. E poi inizia la battaglia personale tra Cristiana Girelli ed il portiere Di Fronzo del Pink Bari, perché eufemismo, sembrava una domenica stregata per Cristiana, fermata a più riprese dal portiere Di Fronzo. Al 25esimo numero della Girelli, la palla però va al lato. Al 30esimo la boattina da distanza, ancora al lato. 31esimo Galli da fuori area alto, sono fioccate così le occasioni una dietro l'altra. 33esimo cross della Boattin, Girelli di testa, Di Fronzo dice ancora no, e poi al 40esimo la punizione della Boattin, la Di Fronzo blocca a terra. Il primo tempo finisce sul 2-0 per le Women, ma chiaramente il passivo per il Bari poteva essere molto molto più ampio. Secondo tempo, 47esimo da angolo, sponda della Salvai, Girelli a botta sicura e ancora la Di Fronzo dice no. 55esimo, arriva il 3-0 delle Women su cross della Ippolito, sfortunato l'autogol di della Enlid. Al 61esimo arriva il gol del Pink Bari, al primo ed unico tiro in porta lo segna la Elmwall. Al 62esimo finalmente Cristiana Girelli sul cross della Salvai di testa, finalmente Cristiana non sbaglia, come detto il marchio di fabbrica. 65esimo arriva il 5-1 della Staskova sul cross di Maria Alves. Andrea fa tutto da sola, salta la marcatrice con la finta e di sinistro piazza il quinto gol. E poi minuto 69 arriva la perla, perché Cristiana Girelli è semplicemente da favola. Il cross è ancora di Maria Alves, una rovesciata pazzesca che batte la Di Fronzo ed è il gol del 6-1. Il 7-1 arriva al minuto 71, ancora Cristiana pescata in profondità, bomba al 7, come dicevo è stato il gol di potenza, era tutta defilata sulla destra, gran botta sotto la traversa, palla che si infila sul palo opposto, anche questo un gol bellissimo. E poi l'8-1 arriva al minuto 81 con la Salvai di testa su corner, e poi al minuto 87 arriva il poker di Cristiana Girelli, il 9-1 finale, ancora di testa il marchio di fabbrica. È stata la domenica indubbiamente di Cristiana Girelli, è stata la domenica delle Juventus Women che non hanno sbagliato l'incontro. Come detto, il 9-1 è esplicativo di quella che è stata la superiorità delle nostre ragazze. Il calcio femminile che ora osserva la pausa per le nazionali, l'Italia non sarà in campo se non per una amichevole, e allora la prossima partita che andremo ad analizzare, a commentare insieme sarà Sassuolo-Juve, che è in programma per il weekend del 18 aprile. È tutto, direi che è tutto per quanto riguarda le Juventus Women. 9-1, Cristiana Girelli da favola, continua la stagione dei record delle Juventus Women, lanciatissime verso il quarto scudetto consecutivo in 4 anni di vita. È tutto, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine. Vamos Women! Ciao a tutti e a presto!